Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. La recensione di oggi è dedicata a uno dei miei profumi preferiti in assoluto, Chanel numero 5 Eau de Toilette. Tempo fa ho caricato qui su YouTube un video dedicato al parfum, quindi all'estratto, al primo profumo creato da Ernst Bo nel 1921. Ebbene, poco tempo dopo l'uscita sul mercato dello Chanel numero 5 Parfum, quindi dell'estratto, uscì l'Eau de Toilette e soltanto nel 1985, quindi moltissimo tempo dopo, l'Eau de Parfum, che tutti conosciamo, che troviamo in profumeria e che io amo tantissimo. Dedicherò un video anche a questa concentrazione che è proprio l'Eau de Parfum. Quindi, come dicevo già nel video precedente dedicato al parfum, se cercate un profumo che somigli al parfum è meglio non accostarvi all'Eau de Parfum, ma piuttosto proprio all'Eau de Toilette, che è molto simile al parfum in effetti. L'Eau de Toilette è una delle versioni che amo di più, in realtà le amo tutte. Quelle che indosso di più sono l'Eau de Toilette e l'Eau de Parfum, semplicemente perché il parfum ovviamente costa abbastanza e quindi me lo riservo proprio per le occasioni speciali, oppure quando proprio mi voglio stracoccolare. Ma normalmente indosso l'Eau de Toilette e l'Eau de Parfum. L'Eau de Toilette l'ho indossata principalmente quest'estate. Lo so, probabilmente non è un profumo indicato per quel periodo caldo, però a me dava un senso di benessere, non so come mai, e l'ho indossato parecchio. Questo è nuovo ed è una versione attualissima, un 50 ml, molto bello ed elegante, perché praticamente non ha un tappo, in quanto viene vaporizzato proprio schiacciando e facendo leva, insomma, sulla parte superiore del tappo che vedete qui in dorato, ed è molto molto bello ed elegante. Dell'Eau de Toilette possiede anche due chicche, che sono una versione vintage, anche se è dei primi anni 2000, però è già un profumo vintage, ed è questa versione splash da 50 ml strepitosa. Se ci sono delle differenze tra queste due versioni, tra quella attuale e quella vintage, vi dico sì, ci sono. L'Eau de Toilette vintage è sicuramente più densa, persistente, più profonda e sì, ma anche un po' più scura, quindi in definitiva più concentrata. Quella attuale è ancora oggi buonissima, però è proprio un po' più fiacca, tra virgolette, però davvero è un profumo ottimo ancora oggi. E poi un'altra chicca che adoro è questa bellissima versione da 20 ml da borsetta, secondo me proprio elegantissima, in questo packaging nero laccato, super elegante, e praticamente viene spruzzata facendo un twist, quindi girando, ruotando la parte superiore, quindi facendo questo twist esce fuori l'atomizzatore dorato, elegantissimo anche questo, bellissimo. Esiste anche la versione Eau de Parfum, che si distingue dall'Eau de Toilette per il fatto che gli spigoli sono dorati, mentre questo è tutto nero. Davvero molto elegante. So che esiste anche una versione da 7 ml piccina, sembra proprio un rossetto, invece questa è in realtà abbastanza. Ah, vi faccio vedere anche come cambiano le ricariche, perché possono anche essere acquistate solo le ricariche. Basta estrarre la parte superiore e vedete che qui abbiamo proprio le fialette che sono le ricariche, e potete acquistare soltanto le ricariche sia su internet ma anche sul sito Chanel. Questa è davvero una chicca bellissima da portare in borsetta e all'occorrenza spruzzare il profumo. Ma parliamo di lui, parliamo di questa meravigliosa versione attuale. Lo Chanel numero 5 Eau de Toilette è un profumo stupendo, creato negli anni 20, nel 1921, e secondo me lui, l'Eau de Toilette, incarna perfettamente lo spirito di quel decennio. Infatti tra il parfum e l'Eau de Parfum io posso dirvi che secondo me, ma non solo secondo me, adesso vi dico anche secondo chi, è il profumo più allegro, più luminoso, più scherzoso e che si può indossare con maggiore nonchalance di tutti e tre rispetto appunto alle altre due formulazioni. Non vi parlo dell'Eau de Cologne perché non l'ho mai sentita, a dire il vero, però posso dirvi con certezza che rispetto all'Eau de Parfum e al Parfum lui risulta più fresco, più frizzante, fa pensare proprio alle bollicine all'interno di una coppa di champagne, che è una metafora che si dice bene a tutti, a tutte le versioni dello Chanel numero 5. E quindi sì, è più allegro, più pimpante, luminoso e secondo me anche dolce, almeno sulla mia pelle. È elegante, sobrio allo stesso tempo e mi fa pensare anche alla moda degli anni 20, con quegli abiti dal taglio geometrico, abbastanza sobri, ma allo stesso tempo molto preziosi ed elegantissimi, magari in seta, in velluto, con decori geometrici super raffinati.
Per quanto riguarda la piramide olfattiva, è molto simile a quella dello Chanel numero 5 o del Parfum, ma anche del Parfum. Posso dirvi già che sicuramente l'Eau de Toilette è una versione più legnosa, la componente legnosa è più spinta rispetto a quella aldeidata e talcata, che è tipica sia del Parfum ma soprattutto dell'Eau de Parfum, e risulta anche quindi per questo più leggera, tra virgolette, proprio come sensazione che ci trasmette. L'apertura è un mix bellissimo tra le aldeide, che ovviamente sono presenti come in tutte le versioni dello Chanel numero 5, però non sono spinte al massimo, all'eccesso, come nell'Eau de Parfum. Quindi l'apertura è aldeidata, è anche agrumata, quindi luminosissima, gioviale, fresca, e poi subito dopo si percepisce quel tocco talcato tipico di questo profumo, ma sempre meno rispetto al Parfum e all'Eau de Parfum. Immediatamente la fragranza si evolve e abbiamo un bouquet floreale meraviglioso con rosa, ovviamente gelsomino, ma soprattutto iris. Questo è un profumo dove l'iris è protagonista, e anche il burro di iris, che viene lavorato in un modo tale che su alcune pelle sembri quasi una sorta di accordo di pelle, in effetti. E fin da subito nella sua evoluzione la fragranza si dischiude e si mostra per quella che è, cioè una fragranza molto rotonda, molto morbida, cremosa, è sensuale, setosa, dalla texture proprio setosa effettivamente. Uno dei libri che ho, che sono dedicati interamente a Chanel numero 5, proprio al profumo, ho letto da qualche parte che Coco Chanel ebbe a dire che questo profumo, Chanel numero 5, le ricordasse da un lato l'odore, cioè proprio il profumo delle lenzuola pulite, che per lei era qualcosa di fondamentale. Pensiamo che Coco Chanel è nata e cresciuta in povertà, nella povertà e nella miseria più nera, e quindi per lei l'odore del pulito non è un odore come un altro a cui noi siamo abituatissimi, ma ha proprio il sapore del riscatto sociale, quindi è fondamentale ovviamente. Forse è per questo che molte delle fragranze di questo marchio hanno questo sentore molto spinto di aldeidi, che rafforza questo sentore saponoso di pulito. E quindi, come vi dicevo, Coco Chanel ritiene che Chanel numero 5 le faccia pensare da un lato all'odore del pulito, delle lenzuola pulite, però contemporaneamente all'odore dei corpi caldi avvolte in queste lenzuola. Questa è una metafora secondo me bellissima, che spiega benissimo la sensazione di indossare lo Chanel numero 5, che è completamente diversa dalla sensazione di annusarlo spruzzato in aria o su carta. Cioè, almeno questa è la mia sensazione. Sulla pelle, a contatto con la pelle delle persone, cambia ed è sorprendente, fidatevi di me. Secondo me, nell'Eau de Toilette, la componente dei corpi caldi, del sentore dei corpi caldi, è più spinta rispetto al sentore di pulito. Il sentore di pulito saponoso è molto più forte nel Parfum e nell'Eau de Parfum. Invece qui è come se si percepisse quasi il sentore, l'odore della presenza di qualcuno quando lo si spruzza. È davvero magico, bellissimo. Il fondo è simile alle altre versioni di Chanel numero 5, muschiato con un tocco animalico. Secondo me perché dà quel sentore di calore, di sensualità carnale alla fragranza. Questa ovviamente è la mia personalissima opinione e il mio personale punto di vista su questa meravigliosa fragranza. Di questo profumo non se ne ha mai abbastanza, come dice Decob del canale Super Decob. È uno youtuber che io amo, che seguo tantissimo, è un grande appassionato di Chanel numero 5, e anche lui pensa che questo profumo incarni tutto l'entusiasmo e lo spirito degli anni 20. Sulla mia pelle questo profumo tende a diventare dolce rispetto all'Eau de Parfum, ed è il motivo per cui a volte vado in overdose. Quando esagero, quando lo indosso per troppo tempo, tanti giorni, poi a un certo punto ho bisogno di distaccarmi da lui, ho bisogno di passare magari all'Eau de Parfum o al Parfum. Siamo arrivati alla fine del video, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace l'Eau de Toilette, se l'avete mai provata. Ah, e se mi state guardando ma non avete mai provato lo Chanel numero 5, non sapete proprio di cosa sappia, io vi consiglio di provare prima lui, l'Eau de Toilette, piuttosto che l'Eau de Parfum. L'Eau de Toilette è secondo me il modo migliore per iniziare l'approccio con lo Chanel numero 5. Grazie mille di avermi seguita fino a qui, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!